E abbiamo qui con noi adesso il primo editore della puntata, editore che abbiamo già conosciuto poco fa come autore, ovvero Renato Costa, che è l'editore di Edizioni Bere. Allora, bentornato. Un abbraccio ai ascoltatori di Radio People Italy. Allora, abbiamo parlato prima del tuo romanzo Oscuro Destino, adesso parliamo della tua casa editrice. La prima domanda che ho da farti è come e quando è nata e soprattutto cosa ti ha spinto ad avventurarti in quello che è il difficilissimo mondo dell'editoria in Italia in particolare. Allora, devi sapere che io nasco inizialmente come aspirante autore. Non a caso ho fatto, ho migrato proprio dalla Calabria a Roma per studiare appunto tutte le forme di scrittura, facendo letteratura, musica e spettacolo alla Sapienza. E tempo fa avevo accantonato questa passione, ma poi diciamo come tutte le passioni tendono sempre a rivelarsi col tempo, no? Come quando tu comunque cerchi di nascondere la tua identità e prima o poi si rivela come i nodi al pettine, diciamo, no? E quindi hai bisogno comunque di portarla avanti questo sogno. E ho voluto, per la passione appunto per la scrittura, fondare una casa editrice, perché mi sono detto, a prescindere comunque che ho la passione per scrivere, ho voluto dare anche l'occasione ad Ad autori altri. esordienti di promuoversi, Sì. ovviamente scegliendo poi quelli che più mi vanno a genio. Il nome? Com'è nato il nome? Sì, il nome è stato particolare perché mentre stavo scegliendo il progetto, ho avuto modo di vedere un documentario che raccontava di una medusa particolare che Sì. si chiama appunto la Beroe. E vive, tra l'altro Beroe è un nome mitologico perché è di una ninfa greca, e vive negli abissi, ha una particolarità perché è gigante, ha la pelle trasparente e le poche volte che viene catturata dai raggi del sole, o dalla luce in particolare, subisce la sua pelle un effetto prisma, praticamente Ok. riflette diversi colori. Cosa? Che cosa bella. Sì, se cerchi su YouTube è fantastica, ci sono pochi filmati perché è stata ripresa pochissime volte, quindi Molto però fa vedere affascinante. Bel cosa. nome, hai scelto un nome molto affascinante. Grazie. Diciamo che poi ho voluto cogliere la metafora, diciamo, no? Come appunto la Beroe trasforma la sua pelle bianca in pelle colorata, suscitando diverse emozioni, ovviamente il foglio bianco riempito da parole lette dai vari lettori, poi Fa la suscita stessa le stesse cosa. emozioni, quindi ho cercato di cogliere Sì. questo esempio. E allora, una delle parti più difficili del fare l'editore penso sia anche scegliere gli autori da pubblicare. Come li selezioni? Cercando sempre intanto di essere il più onesto possibile, quindi nel senso che è difficile scegliere, soprattutto se sono autori esordienti. Diciamo che vado molto su quella che è il mio genere di Sì. interesse, ovvero tra fantasy e thriller. Lì sono molto esigente, quindi diciamo chi mi propone un fantasy deve sapere che sono molto esigente in questo caso. Ma no, giustamente. Cosa? Giustamente. Beh sì, soprattutto nei thriller perché lì c'è tutta la suspense, quindi se Deve essere già prima fatto del bene. copri tutto, allora la storia scema, diciamo. Sugli altri generi cerco comunque di essere vario, molto obiettivo, perché la particolarità di Edizioni Bero è che appunto non ho un genere specifico e cerco di trasmettere appunto le famose emozioni attraverso racconti di vario genere. Diciamo che le prime pagine per me sono molto importanti quando le contesto, non deve essere piatto, noioso o prolisso, a meno che sia giustificato, diciamo. E quindi già se trovo questi elementi tendo a bocciare la storia senza neanche leggerla tutta quanta. Interamente, ma anche questo direi Sì. che è giusto.
è una perché quando procedura valida. ci vuole un po' di curiosità, no? Se è un libro, diciamo, poi magari può essere pure che non sono io nell'umore giusto per leggerlo in quel momento, ci può stare, non è che. Però se in quel momento che lo sto studiando vedo che appunto magari oltre le prime 20 pagine non vado, Sì, c'è tendo a un problema. bocciarlo. E invece per quanto riguarda il fattore vendibilità, viene ovviamente preso in considerazione. Sì, anche questo fattore, soprattutto entrando come imprenditore, diciamo, perché oltre alla passione ci vuole anche un discorso di guadagno. E sì, ragiono molto su un discorso di pubblico, perché al giorno d'oggi già è difficile trovare un pubblico che legga autori esordienti. E quindi bisogna, essendo anche io una casa editrice esordiente, devo trovare comunque un pubblico che già è assoldato su questi aspetti, no? Comunque ha il piacere di leggere romanzi sconosciuti, ma sotto un certo stile, diciamo. E quindi valuto molto il fattore vendibilità, e la domanda che spesso mi faccio quando leggo i libri è perché comprare questo libro piuttosto che un altro? Allora, leggendolo cerco tramite me stesso, quindi senza neanche ascoltare lo scrittore. Cerco di trovare quelli che sono i punti di forza che possono spingere il libro a vendersi da solo durante gli eventi. Qual è la più grande difficoltà per un editore? Per un editore, soprattutto esordiente, direi sempre quello è il discorso, perché considera che Edizioni Ibero è nata quasi 3 anni fa, questo è il terzo anno di attività. E diciamo che mi sto muovendo su due fronti che sono abbastanza pericolosi e hanno abbastanza tanti, presentano tanti ostacoli. Uno, lato editore, è quello di dover far capire il mio messaggio agli autori che si propongono e anche ai collaboratori soprattutto. Chi magari mi propone di fare il grafico, chi l'editor o il correttore. E in questo caso cerco di essere il più trasparente possibile, senza ingannarli, cioè, cercando di fargli capire la mia onestà, ovviamente mostrando loro il lavoro che ho fatto in questi 2 anni. Ho cercato di investire sulla promozione dei miei autori, che al momento sono 6 autori che abbiamo pubblicato, e li ho portati alle fiere più importanti d'Italia, quindi sono partito da nulla per arrivare a salvare il libro di Torino, per esempio. E poi l'altra difficoltà è quella del pubblico. Il pubblico segue purtroppo la massa, quindi si affida spesso a case editrici rodate, storiche, come Mondadori, come Rizzoli. Però è anche vero che mentre la Rizzoli pubblica anche libri come, con tutto rispetto, come Fabio Volo o Vandanara, per esempio, ci sono case editrici esordienti che magari possono aver pubblicato storie ancora più valide, comunque che possono avere un interesse maggiore. Beh, ma E quindi mettiamo siamo che pronti su due fronti. ci sono anche lettori che in realtà non vanno veramente in libreria per cercare un libro da leggere. Vanno in libreria perché si fermano sul nome della persona che l'ha scritto, cioè non gliene frega niente di cosa dice il libro. Sono dei Anche lettori un soprattutto po', tra virgolette, lettori. sì, quelli che vanno all'evento soltanto per farsi l'autografo con Esatto. l'autore figo E poi del non lo momento. leggono il libro. Sì, lo mettono in scrivania sulla libreria e magari si fanno il Esatto. selfie e poi rimane là. Sì, ci sta purtroppo. Anche questo. Questo è un grave, cioè un danno, diciamo, per chi magari scrive per la passione di scrivere. E poi penso che comunque la scrittura non è solo un hobby, cioè la scrittura, oltre a mostrare la passione di chi ci mette la faccia quando scrive e quando promuove, è anche un metodo per del lettore di capire il mondo, no? Cioè la scrittura comunque ti apre la mente e ti dà la possibilità di avere una visione più aperta del mondo, perché se non leggi ti chiudi in te stesso Ma poi e. anche allora diciamo che la verità è che allora vengono pubblicati tantissimi libri, non Quello sì. tutti sono validi, però
Però è anche vero che anche tra gli autori emergenti ci sono dei libri validi e io ne ho trovati nel corso degli anni. Quindi dare una possibilità anche alla letteratura emergente sarebbe una scelta buona e giusta. Allora, abbiamo parlato delle difficoltà per un editore. Adesso vorrei sapere quali sono i 3 punti di forza della tua casa editrice. Allora, intanto per la passione per la scrittura che nasce da me medesimo, quindi una passione che poi è unita, diciamo, alle competenze che ho ottenuto con i miei studi. Poi trasparenza nei rapporti tra autore, editore e Che è collaboratori. importante. Sono molto schietto, a volte magari sono molto cinico, ma sono io il primo a dire che se una cosa non mi sta bene, non mi sta bene, taglio corto, quindi non ci sono problemi. E poi soprattutto la valorizzazione, come ti ho detto, sono il primo a fare sacrifici per portare avanti in giro per l'Italia tutti i libri che promuovo. Ok, allora questa parte è dedicata anche e soprattutto agli autori che magari potrebbero essere interessati, ma anche ai lettori che comunque sanno di trovare, diciamo, una certa sicurezza, validità in quello che possono trovare da te. Allora, ti ringraziamo ancora per essere stato con noi, sia prima che adesso. È stato un piacere intervistarti, è stato un piacere scoprire qualcosa del tuo romanzo, ma anche adesso della tua casa editrice. Quindi, grazie. Piacere è stato mio, grazie a voi, soprattutto grazie a te, grazie alla radio che mi ha dato questa ennesima occasione di mettermi in mostra e grazie al lavoro che fate voi soprattutto perché la promozione con cui voi aiutate gli autori esordienti e gli editori è molto importante. Diciamo che ci proviamo a fare Diciamo qualcosa che di c'è buono. una sinergia tra entrambe le parti, quindi. Grazie e buona serata a te. Una buona serata a tutti voi.